Buongiorno e benvenuti nello speciale del terzo anno del canale del MasterKai Io sono il Master e il vostro ospite su questo canale Ora, il compleanno ufficiale del canale è il 23 quindi questo sarà l'ultimo video del terzo anno di attività e quello che vedrete la settimana prossima sarà il primo del quarto anno Come oramai da tradizione Ogni anno dedico l'ultimo video di quello che è l'anno del canale a fare un po' il punto sullo stato del canale, a rispondere alle vostre domande, questo sia per quelli di voi che sono interessati a queste cose, ma anche per me per ricordarmi poi a distanza di anni a che punto ero col canale e cosa stava succedendo. E quest'anno di cosa ne sono successe un po'. Quindi vediamo di sbrigarsi e organizzarsi per non farlo durare mezz'ora iniziamo subito con l'aggiornamento di quello che è successo quest'anno poi parliamo di Luca Comics che è la cosa che mi state chiedendo di più poi le domande e in chiusura del video anche un annuncio ma ne parliamo dopo innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti voi perché il canale continua a crescere sempre più di voi condividono i video, mettono i like e queste... Sembrano delle stupinaggini, in realtà aiutano incredibilmente. Comunque, quest'anno siamo arrivati ai 500 iscritti, 570 e qualcosa. Ho controllato stamattina. Adesso potrebbero essere variati. Comunque, grazie a tutti. Spero che sia anche in merito mio che abbia un po' migliorato le cose. Sì, sto seriamente considerando di prendere un nuovo microfono. I microfoni costano centinaia di euro. E io non guadagno niente da questo canale, gente, quindi lo so che l'audio è pessimo, ma per adesso resta così, vedrò di organizzarmi diversamente. Il grande traguardo di quest'anno è stato che per la prima volta in alcuni video sono apparse altre persone oltre al sottoscritto. Durante lo speciale video per la serie sul Railroad avete potuto conoscere Vidar e il vecchio Lu che sono due dei miei giocatori, che poi sono anche apparsi in altri video successivamente e spero continuino ad apparire, anzi loro sono intenzionati a continuare ad apparire. E poi all'inizio di questa stagione abbiamo avuto come guestare in un video Mirto Musci di Pathfinder Italia, che ha inavvertitamente trasformato se stesso in una meme base vivente, ma questo è un altro discorso. Non essere triste va già meglio. Vi faccio anche un piccolo spoiler da quest'estate ho cominciato a collaborare con un altro youtuber per un progetto speciale che vedrete tra qualche mese. Vi metto hype, ma non dico nient'altro perché voglio che sia una sorpresa. Per quanto riguarda i Luca Comics, io sarò lì mercoledì 30, giovedì 31 e la mattina dell'1. E sì, mi piacerebbe organizzarci per incontrarci. L'ho già fatto l'anno scorso e con 4-5 persone siamo effettivamente riusciti a incontrarci. Il fatto però è che tra telefoni che non prendono, quantità di persone, casino per cui anche quando i messaggi riescono ad arrivare non senti che è arrivato il messaggio, alla fine con altrettanti se non di più non siamo riusciti a trovarci. Quindi per quest'anno avevo pensato di fare qualcosa di un attimo diverso, organizzare una sorta di mini raduno, chiamiamolo così, metterci tutti d'accordo su un posto e un'ora a cui trovarci, stare lì insieme, chiacchierare, poi magari andare a farci un giro, vedere di organizzare una cosa del genere, almeno non c'è bisogno di continue comunicazioni l'uno con l'altro, che secondo me è una cosa più efficiente. Adesso, in contemporanea con l'uscita di questo video, farò un post sul mio profilo Facebook in cui andare a discutere. Se no, scrivete qua sotto chi di voi ci sarà in quei giorni, dove ritenete che sia meglio andare a trovarci, come organizzare o se qualcuno ha un'idea migliore su come organizzare. Non fatevi problemi, fatelo sapere perché. Incontrarci uno per uno a quanto pare non funziona, eh, mi dispiace. Indipendentemente, comunque io farò come tutti gli anni un video sui Luca e magari con quelli che, in cui riusciamo a trovarci, magari li metto anche nel video. Ci cioè, avevo già pensato l'anno scorso, ma non avevo la telecamera dietro. Ma la maggior parte dei casi. Comunque vedremo, ci sentiamo su Facebook. Ok, risolta questa, passiamo al motivo per cui voi siete qui, cioè. La risposta alle domande che avevo chiesto di farmi, cominciamo subito. Allora, per quelli che non sono riusciti a fare le domande in tempo, mi dispiace signori, però il video ovviamente l'ho dovuto fare prima, non è in tempo reale. Allora, il primo per quest'anno è Selling Sadness che chiede: Ciao, Kai, io volevo chiedere se stai masterando qualche campagna e su che gioco e quale dgr gli piacerebbe provare a masterare ma che non ha mai giocato allora attualmente io sto masterando una campagna che usa il, come base il d20 system la versione di pathfinder ma in realtà è un hack, è stata modificata perché la campagna che stiamo giocando è nell'ambientazione di fallout oramai tra la fase di preparazione e in realtà sono già 4-5 mesi e stiamo giocando attivamente, però il regolamento per adesso è una cosa di abbastanza abbozzato, quindi diciamo che siamo in fase di beta testing. Però sta andando molto bene, cosa è il mio gruppo? Siamo tutti giocatori un attimo esperti, quindi anche se qualcosa non funziona, riusciamo a metterla in pratica. Per quelli di voi che conoscono Fast Finder. Uh, usiamo le regole per la classe armatura non come numero ma come riduzione del danno, ovviamente usiamo le regole per le armi da fuoco, ci sono forti elementi sandbox presi da tutti gli elementi per la gestione del regno, gestione dell'esplorazione, ovviamente alcune classi sono state modificate, il non esistono classi di incantatori, in realtà tutto funziona attraverso oggetti magici a cui è stato dato un pesante reskin per renderli ambientativi diciamo che è una cosa abbastanza impegnativa ma è divertente come manuale che non ho mai provato ma che mi interesserebbe una bella domanda perché in realtà c'è un manuale che sono dieci anni che ho e che non ho mai una buona scusa per provarlo e mi piacerebbe veramente tanto ed è il manuale di paranoia eccolo qua infatti questo è un gioco di ruolo degli albori della storia, diciamo che probabilmente è uno dei primi giochi della seconda generazione del gioco di ruolo, è un gioco di ruolo volutamente demenziale, tra l'altro le regole interne del gioco prevedono una sorta di drinking game, poi magari ci farò un video a riguardo perché merita, non è sicuramente un gioco nuovo. Però è un, è un gioco stupido ed è per questo che non c'è mai la possibilità di metterlo perché poi quando ci si mette a organizzare di solito si passa a roba più seria. Però questo è un gioco veramente vecchio. Probabilmente di quello che sta per uscire è Cyberpunk Red. Io sono stato un grande appassionato di Cyberpunk 2020. Da quello che ho visto sarà nuovamente un sistema interlock, quindi il sistema mi piace, l'ambientazione mi piace. Molto probabilmente cercherò di metterci le mani sopra. Spero magari di riuscire anche a giocarlo, ma non lo so. Ok, prossima domanda: una stanza tutta per me. Che chiede: ci sarai a Lucca? Sì, l'ho detto prima, quindi mi sa che ci vediamo lì come l'anno scorso. Una stanza tutta per me. È un collega lui ha un canale di retro gaming. Lo trovate nei canali consigliati sulla splash page del mio canale. Gabriel Franceschi chiede. Farai mai una sessione con gli iscritti? Beh, tecnicamente ne faccio una alla settimana con gli iscritti. Però immagino che quello che tu chiedi è se farò mai una sessione live o qualcosa del genere. Ok, non è la prima volta che me lo chiedono, anche questa è una domanda veramente molto gettonata. Il fatto è che per fare live... Ci vuole molta attrezzatura, molto tempo, è qualcosa di molto complesso e io il canale lo gestisco nei ritagli di tempo. Quindi dover coordinare 5 persone che si riuniscono tutti contemporaneamente, tutti con l'attrezzatura, io non riesco a mantenere un audio decente per me, figuriamoci per altre 4 persone, diciamo che allo stato attuale delle cose, no, non sono attrezzato per mettermi a fare live me lo hanno anche chiesto quelli dalla locanda OGoof, ho dovuto rinunciare magari più avanti cioè mai non è detto però per adesso preferisco concentrarmi sulla formazione che è qualcosa che è, nel, è, è qualcosa che effettivamente posso mettere in video in maniera relativamente decente senza dover stare a impazzire Ok, e il prossimo è Madman, che chiede: ti piacciono le gocciole? Allora, sì, mi piacciono le gocciole, però io preferisco i pandistelle. C'è da dire una cosa, però, a me i pandistelle a volte fanno paura. Ok, forse è il caso di questa, la spieghiamo perché è un inside joke che la maggior parte degli iscritti non può comprendere. Non sono assolutamente bravi a farsi pubblicità perché io stesso ho dovuto scoprire per caso la loro esistenza, ma esiste un gruppo di utenti che gestisce una pagina Facebook assolutamente non ufficiale del Mastercae che è il Master Cash Posting. Vi lascio anche il link in descrizione perché ora, adesso è un annetto che sono fermi, cioè continuano a essere attivi ma non pubblicano nulla, ma hanno prodotto delle poop che io quando le ho viste sono morto da ridere. Tutta la loro pagina nasce da un singolo video con i pandistelle, che tra l'altro di cui ho fatto una citazione nel video dell'anno scorso sullo stato del canale. Quindi adesso sapete il mistero del perché in quel video apparivano i fan di stelle. Passate sulla loro pagina e insultateli perché è un anno che non pubblicano niente nonostante siano bravi. E se poi trovate strano che possa esistere una pagina non ufficiale del Master e senza che il Master Kai ufficialmente ne sia stato informato, eh sì, l'ho trovato strano anch'io. Ok, passiamo direttamente al prossimo Gibril 02. Estremamente interessante, bramavo. Una campagna a vedere, una pratica come fare la supervisione in tre atti. Su quello ti sorprendo dopo. Domanda per il video anniversario: Luca Comics 2019. Come ci organizziamo? Ci organizziamo già Facebook, l'ho detto prima. Domanda di riserva: Hai mai sviluppato un tuo gioco? Se no, ci hai mai pensato. Ma allora, mi è capitato di mettere in piedi delle house rule molto complesse. Quello che dicevo, attualmente sto masterando un hack, quindi fondamentalmente diciamo che metà del regolamento è stato in un modo o nell'altro riscritto per adattarsi. Però mettersi a scrivere un gioco di ruolo da zero non è qualcosa che deve fare un master. Per questo genere di cose bisogna avere proprio delle competenze tecniche specifiche. Che sono diverse da quelle che servono per reggere una sessione. Qua, al di là che esistono titoli tu studio speciali, ma game design è qualcosa di diverso. Francamente, non sono neanche tanto interessato. A me piace essere bravo a suonare il violino, non a capire come si costruisca un violino. Quindi, no, non mi sono mai messo a scrivere un gioco mio. Mi è capitato di modificare i giochi di altri per necessità del tavolo, ma non... No, non è proprio qualcosa che mi interessa. Ok, il prossimo è Pietro Sgerzi. Domanda, come preparare una sessione, soprattutto se si ha poco tempo a disposizione? Ah, tra l'altro vedo che su questo ti ha risposto Don Vecchi, che è un altro dei primi iscritti al canale, faccio le salutarlo. E questa però ha bisogno di un video interamente suo, guardalo. La metto in lista perché effettivamente è qualcosa che avrei già dovuto fare, però mettiamola così, se tu devi preparare una sessione e devi farlo in fretta, lo fai male, questo è il modo in cui lo fai, perché bisogna prendersi il tempo che ci vuole per questo genere di cose. Però hai fatto anche un'altra domanda, quindi diciamo che rispondo alla prossima. Eh, sperando di essere ancora in tempo, sì lo sei. Quanti e quali GDR cartacei hai provato da giocatore da master? Per essere più preciso, anche solo in macro, magari basandosi su regolamenti per differenziarli. Ok. Grazie, in qualunque caso. Allora, fammi fare mente locale. Io ho iniziato con Strombringer. Il gioco di una versione degli anelli. Eh, due diverse edizioni di DD più Pathfinder. Call uh, of Tulu uh, Vampiri diciamo vampiri per dire tutto l'universo, il Dark World Wild World, uh, Vampiri, Lupi Mannari c'è Angeling. tanto le regole sono quelle più recentemente Dark Heresy anche lì tutta la solfa di manuali uh, Cyberpunk Martelli da guerra di cui ho provato due edizioni diverse. Ma diciamo ne sono solamente uno. Eh, poi vabbè, un sacco di giochi più, più semplici, giochi next gen, cane la vigna. Eh, Avventura in prima serata. Un paio di robe che ho provato delle sessioni volanti di cui non mi ricordo, ma. Diciamo di sistemi che conosco più o meno una decina, giochi e ruoli in generale saranno 20, forse anche qualcosa di più. Eh, ovviamente gi giocando da anni non è che sia una cifra così alta, anzi c'è gente che ha provato molta più roba di me, soprattutto quelli molto appassionati nel, nel New Gen. Ok, ultima domanda per Marco 3. A che età hai iniziato a giocare di ruolo come master o come giocatore? Allora, io ho iniziato a giocare, non te lo so dire esattamente, ma non so se era l'estate tra la terza media e la prima superiore o se la seconda e la terza media. Però diciamo che avevo 13, 14, 15 anni più o meno, grosso modo quell'età lì. Diciamo 14 anni. E ho iniziato come giocatore per quello che era l'Advance Dungeons and Dragons ho giocato per in realtà qualche mese diciamo un'estate eh, il master che avevo non era assolutamente bravo e quindi io e un altro paio di amici miei dell'epoca abbiamo deciso di lasciare stare incidentalmente poi Poco dopo sono entrato in contatto per via di una ludoteca locale con il gruppo dei bambini più grandi dove ho trovato un, un master, che, ciao Glauco, se, se stai vedendo questo video, che mi ha spiegato bene, cioè mi ha cominciato a spiegare come si mastera. Da lì abbiamo giocato un annetto io e i miei amici con questi altri ragazzi più grandi loro avranno avuto 17-18 anni all'epoca e poi da lì ho cominciato a masterare, e in realtà io principalmente mastero. tranne gli ultimi 2-3 anni che non essendo più in associazione facendo le cose proprio a casa mia in privato, io e gli altri del mio gruppo ruotiamo come master, ma io ho principalmente masterato. Però diciamo che 15 anni, adesso io vado per i 36 sono 20 anni probabilmente qualcosa di più che gioco ok e questa era l'ultima spero di avervi risposto in maniera soddisfacente non ti preoccupare Mirko è un anno per pensarci come dicevo prima alla fine del video voglio fare un annuncio come ho detto all'inizio della stagione questa la dedichiamo alla pratica dello scrivere quest una volta finite le, le cose ancora indispensabili da dire per poter iniziare, dopo i Luca, fondamentalmente avevo pensato di fare una serie di video in cui io scrivevo una quest passo passo e dicevo man mano le cose che facevo, una sorta di versione estesa della pratica rende perfetti, per chi se la ricorda. Il fatto però è che pensandoci. La cosa non mi sembra né di grande intrattenimento né che sia un granché utile. Detto molto francamente, io come scrivere una quest lo so, quindi per me non è che sia questo grande esercizio, anche perché le devo già scrivere per il mio gruppo. E vedere una quest già scritta, francamente, se girate su internet trovate, potete comprare intere campagne. E trovate gratuitamente singole agventure anche di qualità incredibilmente buona che sono state distribuite gratuitamente. Non è che aggiungere una mia, questa avrebbe aggiunto chissà quale materiale a questo discorso. Quindi ho deciso di fare qualcosa di un attimo più complesso, ma che secondo me è molto meglio. Fare uscire una serie di mini video, magari intra settimanali per non togliere tempo ai video regolari. In cui fondamentalmente discutere nei commenti assieme su alcuni singoli elementi per preparare una quest in generale e poi da lì passo passo discutere le idee, vedere perché sono buone e perché non sono buone. Con quelle che sono buone si prendono e si procede fino a creare un'intera quest fondamentalmente scritta collettivamente. Io mi, mi limiterò a supervisionare e dare le mie spiegazioni su cosa è meglio, cosa è peggio, cosa è buono, cosa non è buono, però in modo che la questa sia scritta da voi utenti, così c'è anche una parte di esercizio per voi. Mi, mi limito a correggere i compiti, mettiamola così. Eh, fatemi sapere sotto nei commenti se questa idea vi piace, se non vi piace, se soprattutto se avete idee migliori. A me personalmente sembra più interessante così che limitarsi a vedere me che scrivo una questa e parlo, mettiamola così. Diciamo che per questo video è tutto. Stavolta sono andato veramente lungo, me ne rendo conto, ma oramai è fatta e non volevo rinunciare alle domande. Per quelli che ci saranno a Lucca, ci vediamo lì, passate su Facebook così ci organizziamo, vediamo di trovarci in un po' di più e Sperando di riuscire a incontrare tutti, che l'anno scorso non ce l'ho fatta. A tutti gli altri grazie per aver sostenuto il canale negli ultimi tre anni. Cercherò di mantenere la qualità se non di migliorarla. Francamente io sono ancora esterefatto di non aver bucato un video in tre anni e un traguardo che non avrei mai pensato di raggiungere. Comunque, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Non credo che questa volta ci siano domande, ma scrivetemi anche quelle nei commenti qui sotto. Come sempre, io sono il Master Kae e noi ci vediamo la settimana prossima come il primo video del quarto anno del canale.